ragazzi. Eccoci qua in un nuovo video, io sono Francesco. Io sono Valerio. E siamo qui nell'ultimo episodio che faremo dei personaggi con un certo colore negli anime. In questo episodio tratteremo come ultimo il bianco, il colore più puro che esiste nel nostro universo. O forse no. Forse no. Al primo posto, in modo molto simile nel video quello nero, troviamo Barba Bianca. Anche lui, oltre ad avere il nome col colore bianco, la barba, i baffi bianchi, è anche vestito maggiormente di alta spicca il colore bianco. Al secondo posto abbiamo Near, direttamente da Death Note. È il fratellastro, diciamo, falso di L e Mello. E l'abbiamo messo in questa classifica perché ha i capelli bianchi e di solito è vestito di bianco e in più ha una pelle molto molto pallida che si avvicina proprio al bianco. È uno dei personaggi principali di Death Note, reso per forza principale da quel pazzo di Oshi. Takashi Obata. Al terzo posto abbiamo Yaozi, il piccoletto di Dragon Ball, che potremmo ricordare per essersi sacrificato molte volte inutilmente. E comunque, essendo bianco, l'abbiamo inserito. Al quarto posto abbiamo Ken Kaneki, direttamente da Tokyo Ghoul. È il personaggio principale e soffre di eterocromia, non è vero. È un ghoul e quindi tipo gli si è gonfiato l'occhio. Non l'ho mai visto, quindi non me lo chiedete perché. Però ha sto occhio, quindi è un ghoul, è tutto simpatico. L'abbiamo messo in questa classifica perché vogliamo fare le views. E soprattutto ha i capelli bianchi. Al quinto posto troviamo Garp, direttamente da One Piece. Lui, oltre ad avere i capelli bianchi perché è vecchio, ha anche tutta la divisa d'ammiraglio che appunto è bianca. Al sesto posto di questa classifica possiamo trovare Kaguya Otsutsuki, chiamata anche Dea Coniglio o Demone o progenitore del chakra. È la madre dell'eremita delle sei vie ed è, diciamo, il boss finale, il vero boss finale di Naruto. È tutta bianca, addirittura ha pure la pelle bianca, ha capelli bianchi ed è tutto bianco, insomma, quindi ci stava di diritto in questa classifica. Al settimo posto troviamo Reddy, il signore oscuro, che oscuro tenderebbe di più a mettere la classifica dei personaggi neri, però essendo vecchio, appunto come Garp, ha i capelli e la barbetta bianca, ne abbiamo messo in questa classifica anche perché è stato molto importante per Luffy. Infatti grazie a lui ha imparato il Gyarfoft. All'ottavo posto troviamo il maestro Muten. L'abbiamo messo in questa classifica per lo stesso motivo di Garp e Rayleigh di One Piece, mentre maestro Muten è di Dragon Ball. E quindi l'abbiamo messo qui proprio perché è vecchio, è anziano e quindi ha questa barba molto folta che è di colore bianco. In più in Dragon Ball Super lo vediamo sempre con una canottiera bianca e se gliela vogliamo dire anche un'altra, quando al 22esimo torneo e al 21esimo torneo si traveste da Jackie Chan, ha la parrucca bianca. Non lo posso, troviamo un personaggio che penso pochi di voi conoscano, infatti viene da Aikyu e si chiama One Takanobu e fa parte della squadra Date Kouju ed è praticamente il centrale di questa squadra. E avendo i capelli bianchi, anche il completino bianco con qualche cosa verde, e quindi la maggior parte del corpo è bianca, l'abbiamo inserito. Al decimo e ultimo posto troviamo un congelatore, ho detto anche da noi occidentali, Freezer, direttamente da Dragon Ball, e notiamo in tutte le sue trasformazioni che ha molto bianco, non soprattutto nella prima, ma nella terza, nella quarta e nella seconda troviamo molto bianco, soprattutto nella quarta, dove praticamente tutto il suo corpo è bianco. È il nemico, diciamo, per molti principale di tutta la saga di Dragon Ball e non poteva mancare in questa classifica. Ragazzi, in questo ultimo episodio di questa fantastica serie facciamo l'outro, dato che nello scorso non l'abbiamo fatta. Vi ricordiamo sempre di mettere un pollicione in su e di iscriversi e di passare sulla nostra pagina Facebook e sul nostro blog. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.